Oh, ospite speciale, lo abbiamo inseguito per le calli di Venezia, Gabriele Mainetti. Come stai, Gabriele? Bene, bene, tu come stai? Bene, bene. L'altro giorno è stato qua Nicola Guaglianone, sceneggiatore di Freaks Out, ci ha raccontato la genesi, no? Perché stava Sì. diventando tipo il redax di Apocalypse Now a un certo punto, Freaks Out. Quindi, Sì. allora, facciamo Beh, lui è la stato, guarda, sintesi. una cosa assurda di Freaks Out, che sì, è vero, noi ci siamo visti in quello che adesso è diventato l'ufficio della mia produzione, che al tempo era cioè delle stanze con due scrivanie, abbiamo iniziato ad attaccare delle immagini di personaggi che potevano piacerci, abbiamo buttato giù 6-7 film che a me, i film che mi sarebbe piaciuto fare a me, i film che avrebbe voluto fare Nicola, e poi piano piano questi qua hanno iniziato a fare l'amore. E mancava il contesto storico. A me piaceva tanto la prima guerra mondiale, e Nicola ha detto: ma se lo facciamo nella seconda, Ci ha raccontato anche il momento, Arione via Monti, Leonina, via esatto. Leonina, via C'è Leonina proprio. mi fa così, perché poi Nicola ha, cioè, un modo di, almeno io volendogli bene, mi ferma e fa così, gli si illuminano gli occhi, visto, c'ha quegli occhi da lupetto, fa: ce l'ho, cioè, seconda guerra mondiale, ho detto: Madonna, sì. Perché è un momento storico al quale io sono molto legato, poi significa tanto per tutto il tema che io comunque cerco sempre di affrontare sulla diversità. Poi, per quanto non l'abbia Anche vissuta, per l'ho. Roma significa Per tanto, Roma no? Perché significa tanto, ma comunque. anche per il rapporto che avevo con una delle persone più speciali della mia vita, che è la mia nonna, Ah. che l'ha vissuto. Tutti dicevano che quando ero ragazzino avevo problemi dell'attenzione, che non riuscivo ad ascoltare. Io mi ricordo che quando la professoressa ci portava in museo e iniziava a parlare, io mi mettevo in prima fila, facevo la faccia intelligente che ascoltava, e con la testa, boom, andavo via, Andavi. non me ne fregavo un cacchio di quello che diceva. E invece quando mia nonna mi raccontava queste cose, io mi ricordo addirittura la posizione che avevo sul letto. La mattina veniva, mi bruciava il latte, i biscotti nel latte, e mi diceva: senti, ti ricordo dei bombardamenti? Perché lei è di Varese, andava a studiare a Milano all'università, Ah. grande donna, grandissima, la mamma di papà, una donna eccezionale, nonna Nini, Ancilla. Che poi di Freaks Out, che ricordiamo, è in concorso, quindi mi raccontami l'emozione di venire a Venezia in concorso, per non è che viene a Venezia, dove va? Sì, In concorso, concorso, cioè, se no non ci venivo. così, esatto, cioè c'è Jane Campion, Gabriele Mai, cioè stai lì Sì. in Champions League. Sì, io quando è stata letta appunto i competitor, sono C'è rimasto tipo proprio il sorteggio di Champions League quando tirano sorpresissimo. Beh, fuori cavolo, certo, Real. Sorrentino, Jane Campion, Almodovar o Eh sì. Sì, Almodovar, anche Franco, insomma, che è un bravissimo grande Michel regista. Franco, Sundown, insomma. Sì, esatto, sono rimasto un pochettino colpito e onorato, soprattutto devo dire da Jane Campion, che amo proprio particolarmente perché è proprio una pittrice del cinema. E ho detto: ma io dove vado? E poi alla fine, Invece niente, no, dov'hai? Freaks sono Out, noi lo venuto. abbiamo già amato tantissimo, il nostro Damiano Panattoni ha scritto la recensione, è piaciuto Bellissima, devo tantissimo. dire Uscirà il che 28 ottobre, quindi sì. tutti in fila col biglietto. Scusa, ti ho interrotto, devo No, no, dire? no, no, una recensione Sì. bellissima. Cioè, io sono laureato in storia e critica del cinema. Ah, Ho letto tanto, quindi da tanta critico critica. leggi anche le critiche. Sì, da critico leggo le critiche perché io ero, ti avevo detto prima, E ti abbonata. incazzi? No, 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 no. no, no, ma va bene, va benissimo. A volte la critica è una critica, cioè è un po' un'analisi Eh di se sì. stessi. Sì, Cioè, sì, sì. a un certo punto la critica si è completamente dissociata dall'oggetto analizzato. Però mi ricordo, io ho 10 anni di Segno Cinema rilegato in pelle da Segno Cinema, che mi continuano a chiamare: Gabriele, come li vuoi questi? Lo vuoi rilegato con cartone? Poi, insomma, anche a Cineforum per tanto tempo sono stato abbonato, ma adesso non ho più il tempo di seguirli. Certo, Anche però se ho scusa. visto che 6 mesi fa Segno Cinema ha dedicato una copertina a Freaks Out. Sono molto contento di questo, molto contento. Senti, Gabriele, Freaks Out è, ecco, anche di tu stesso in conferenza stampa, un omaggio al cinema, proprio il tuo amore per il cinema. Ci Sì. sono tante cose, a me però ha colpito tanto, è la cosa che a me piace di più, anche perché, come dici tu, poi ognuno vede, no? È il riflesso di quello che hai nell'occhio, come. Questa romanità di questi tre che è meravigliosa, che ricorda anche quella di alcune cose di un certo Sergio Leone, no? Anche la cialtroneria a volte di alcuni Ma quello, allora, personaggi. guarda, noi Ciccarò, dove l'hai trovato? Ciccarò, a Ciccarò Ciccarò. era un modo di dire per uno che se andava a prendere cicche per terra, che non se le poteva Cioè, comprare perché non c'aveva i quella è soldi per impagabile, quando comprarsi. dice a Ciccarola. Ciccarola, sì, quando litiga Cencio Esatto, con Tapieto. Matilde, che Matilde non fa niente quando loro vengono presi al ghetto accidentalmente, dice: sei una Ciccarola.
Cioè, sei una poveraccia, capito? E, dice, e lei gli dice, io sono Ciccarolo, te sei uno stracciarolo, cioè che ci vivi dei stracci addosso. Che è affascinante proprio il cortocircuito tra il cinema, no? Che spesso viene definito blockbuster all'italiana, fumettone così, e però invece l'occhio, okay, quello secondo me è la cifra. Quanto è importante per te? Per me è fondamentale raccontare dei personaggi con una loro verità. E per raccontare la loro verità in un paese come l'Italia non puoi che non essere iperregionale, entrare dentro proprio il dialetto, capire la parte più popolare di quel personaggio e poi magari prendere a monito la lezione di Flaiano, cioè veramente farla arrivare st'alieno. Poi, però ecco, andare oltre il fatto che comunque il romano all'alieno manco lo considera perché non gliene frega niente, però ti dice esatto. Romano si comporterebbe così e creare un conflitto con quest'alieno per poter raccontare un altro cinema, che è il cinema che io l'ho visto, ragazzi, io sono nato nel 1976, sono stato nutrito dal cinema spielbergiano, ma perché non poter sognare in Italia e provare a raccontare un film che abbia a che fare con l'evasione, però comunque affrontare delle tematiche anche importanti, cioè il tema della diversità e la punta proprio di questa diversità è il femminile, quindi non lo so. Cioè, Aurora Giovinazzo, tra l'altro, citiamola perché sì, bravissima Aurora. Per me quello è importante, capito? Spesso ho sentito che, soprattutto dagli italiani, una sorta di fascinazione o sorpresa nei confronti della spettacolarità del film che non siamo abituati a mettere in scena nel cinema italiano. Sento parlare di un budget inaudito, beh, ma non è vero, perché comunque non voglio fare i nomi di altri film che sono usciti poco fa, ma sono costati 11, 10 certo. milioni, anche dei grandi autori di 80 anni hanno fatto film da 8, 9 milioni, Freaks Out è costato 12 milioni e 9. Ecco, cifra proprio. Cifra, questa è la cifra. Venga messo mistero, verbale. Sui soldi. 12.900 e 9. 9.30 e 9.40. Quindi, secondo me, per quello che tu vedi, non è tanto. C'è un craft di messa in scena che si è strutturato facendolo questo film, con tutti quanti i caporeparti creativi, e siamo riusciti a farlo. E questo è un grande obiettivo. Però tutto quello non è un da applauso, ce l'abbiamo fatta, sì. No? Perché nel mondo questo tipo di cinema si fa. Certo. Quello che conta è la storia che raccontiamo. Quindi io spero che al di là della, diciamo così, sontuosità della messa in scena ci sia un film che emozioni, perché i personaggi per me sono la cosa più importante. Io su questo non ho avuto una piccola discussione con un ragazzo, con un critico, che mi dice a un certo punto diventa molto plot e mi dispiace, perché io dico no, guarda, è tutto drammatizzato, anche la luminescenza di Matilde, che anche l'incenerimento in qualche modo, le ceneri che ci sono, e non vado oltre. In un film che ha a che fare con il nazismo, forse hanno un significato, non è che sono messe lì alla cacchio di cane, certo, capito? Certo. Senti Gabriele, l'ultima cosa, prima di lasciare andare, perché c'è un programma fittissimo, si parla di Tarantino, Bastardi senza gloria, però noi ci abbiamo visto tanto Sergio Leone, perché tu ami Sergio Leone? Io amo Sergio Leone proprio per quello che hai detto tu prima, perché Sergio Leone, per quanto criticato duramente al tempo, però ho visto addirittura una masterclass che lui ha fatto al Centro Sperimentale prima dopo che aveva girato C'era una volta in America, e mi sembra che lo capivano soltanto le donne, perché i ragazzi si alzavano e facevano delle domande proprio del cazzo ma proprio stupide sul fatto che lui comunque mortificava la figura del femminile, diciamo, questa sì, questa cosa continua, poi cioè, è stata detta ma che sono dei personaggi, è un film, lui è solo maschilista per quello, sì, e quell'altro, sì, cioè, Sergio Leone ha fatto un'operazione. Beh, Claudio Cardinale in C'era una volta al West, ragazzi, basterebbe solo sì. quella per, esatto, per mettere a tacere tutti poche quante donne esatto. No, ma Sergio Leone faceva questo, prendeva gli ultimi e li metteva in primo piano e raccontava la storia di quest'ultimi. Quella è l'operazione profondamente neorealista. Quando lui diceva che il neorealismo era un documentario e che il cinema era un'altra cosa, quello nasceva anche forse un po' dal fatto di dire, senti, sì, ho capito il percorso, la ricerca, la conosco, aveva anche fatto parte come attore, no? di sì, questo sì, percorso, sì, esatto, storico, perché però poi era in Roma città aperta, c'è cioè il prete nel ladri di biciclette sotto la pioggia faceva il pretino, esatto. ma dice, però il cinema è un'altra cosa, il cinema che piace a me, esatto. Però la lezione neorealista l'aveva assorbita talmente tanto che le facce dei suoi protagonisti sono quella roba lì,
e lui ha raccontato la storia degli ultimi, sempre, ha distrutto il western. Non c'è John Wayne che deve ripensare e accettare la diversità dell'indiano, Natalie Wood che ritorna imbastardita da questo rapporto con l'altro che è l'indiano. Non è, no, no, lì è proprio l'ultimo che vuole rubare. Che l'Ivan Cliff che dà, che mi ricordo, da una bottiglia di vino o dei soldi a quello senza gambe, l'impietosimento Beh, il fiammifero acceso sulla schiena di Klaus Kinski. Di Klaus Kinski, quella roba lì. Cioè, è proprio uno sfregio, no? Esatto, esatto. Oppure c'era una volta in America, non c'è il percorso dell'American Dream dove appunto il cattivo comunque tocca il massimo che può toccare e poi c'è la punizione divina perché tu non puoi stare là sopra e quindi non hai realmente nulla tra le mani e ti distruggi tipo il vecchio Scarface. No, lì Noodles, in C'era una volta in America, non ci arriva, viene fregato dal suo migliore amico che gli ammazza i suoi migliori amici e gli ruba la donna. C'è proprio una storia italiana e ha sfondato quel genere. Allora, se questo non è un atto di sinistra e non è un atto politico, sarà tutto inconscio. Cioè, noi a Leone gli dobbiamo tantissimo perché oltre alla forma eccelsa lui ha fatto anche un cinema sociale e politico, sì, sì. Secondo me. Beh, e quindi i critici si dovrebbero prendere schiaffi, no, in faccia. Sergio Leone, per me, io dico, per me Kubrick, cioè è proprio, sono lassù, quindi questo. Stare a parlare di Sergio Leone per se una volta facciamo una massa di 7 ore su Sergio Leone. No, ma non so quanto tempo abbiamo, però se vuoi possiamo andare avanti, credo. No, però per esempio i personaggi, anche ti dicevo la cialtroneria di Freaks Out, me l'ha ricordato perché se tu ricordi bene i personaggi di Leone, come dicevi tu, no? È Ellie Wallace che guarda Mario Brega e gli dice più sono grossi e più mi piacciono, per quando cadono perché fanno, fanno rumore, un botto, no? Più grande. Esatto, sì, quindi sì, è. Sì, ma sì. Il tuo film preferito di Leone qual è? Non c'è. Il buono e brutto cattivo lo adoro. Giù la testa mi solletica questo suo quasi impegno politico, cioè che si sente tanto. C'era una volta in America, è l'opera somma, però anche il film della giovinezza quasi, cioè più fresco di tutti per un pugno di dollari, però anche il personaggio di Volonté per qualche dollaro in più. No. Guarda, il carry on finale. Mi stai facendo voglia di andare a vedere? Io l'ho rivisto tutto 2 anni fa, l'ho rivisto tutto. Tutto rivisto Leone? Tutto Leone. Il Leone della trilogia del dollaro? No, il Colosso di Rodi no. Quello non ce la può. Cioè non lo guardo con interesse. Non è Leone. Però sì, ecco appunto, non saprei. Mi ricordo che ci hanno chiamato una volta a me e Nicole e ci hanno chiesto di parlare di Leone e di scegliere il nostro film preferito. Allora lui dice, va bene, allora io faccio il buono e brutto e cattivo. Gabri, tu fai C'era una volta in America. Poi lo richiamo e faccio, no, io faccio il buono e brutto e cattivo. Tu fai C'era una volta in America. Poi lui mi richiama e fa, no, fammi. Ti dico, senti, famo tutto, perché ci piace tutto, perché ci piace tutto di Sergio Leone, no, veramente, anche C'era una volta il West, è un cavolo di capolavoro. Io battezzo sempre giù la testa perché ci sono dei passaggi, tipo quando Rod Steiger si siede sulla cartina e come gli dice, sei sul paese, c'è il mio paese, siamo io e i miei figli, boom, è bellissima la famiglia. Chiusa, cioè non c'è proprio nient'altro. Il personaggio del Gobbo è molto ispirato al personaggio di Rod Steiger, quantomeno per come tratta i suoi diavoli storpi, cioè anche lì non volevamo in qualche modo cadere nell'errore di raccontare la diversità e dargli comunque sì una forza, però renderli in qualche modo pietosi, no? Cioè lui è, non è, anche perché sai adesso lo storpio bisogna rispettarlo, non toccarlo, lui certo, picchia certo il gambaletto, ma gli vuole bene in un momento purtroppo tragico per lui, per il personaggio del film. Questo personaggio che sta senza gambe, che il gobbo chiama gambaletto, lo chiama per nome, Antonio! E là si vede che si vogliono bene, insomma, grande lezione del maestro. Senti Gabriele, l'ultima cosa te la chiedo però sulla colonna sonora, perché noi di Otcon siamo fissati con le colonne sonore. Io penso che proprio quando ero si scinde. Io colleziono, io credo di avere non so quante colonne sonore. Io andavo da Rinascita a Via delle Botteghe Oscure. Quando c'era anche, si poteva scambiare, portavi CD usati. Andavo là e compravo colonne sonore, qualsiasi tipo di colonna sonora e le ascoltavo. E qual è la tua preferita, dovessi dirlo? No. L'altro giorno parlavamo qui di Paris, Texas, Ray Cooder. Bellissima. Che è una splendida. Senti, questa invece l'hai scritta tu con Michele Braga. Con Michele Braga, sì. Diciamo che su quello come avete lavorato, perché anche quella non è una sfida da poco. È stato difficilissimo. È difficilissimo perché poi Freaks Out nasce
è un freak, se tu ci pensi è un freak, cioè proprio il film forse è il freak di Todd Browning, perché sono tante cose messe insieme, c'è una polifonia di generi che in qualche modo deve essere poi musicalmente armonizzata. Esatto, perché quindi sono dissonante. E quindi che cosa fai? Qual è la musica che scegli? Ne abbiamo provate tante, ci sono secondo me i grandi maestri del contemporaneo, sono chiaramente ancora John Williams, Hans Zimmer, sì, forse qualcosa di Desplat, però bisogna andare proprio... alla fine abbiamo escluso i grandi maestri, siamo andati a vedere da chi hanno rubato, da Stravinsky, da Rachmaninoff, da Korngold, e diciamo la sontuosità di un certo tipo di cinema l'abbiamo rubata da là. Poi in realtà siamo andati alla sorgente. Diciamo. Alla sorgente, sì, alla sorgente, Shostakovich tantissimo, tantissimo. E poi sì, sicuramente abbiamo visto che a volte era troppo sontuoso e non funzionava, allora siamo dovuti andare un pochino incontro ad un minimalismo di commento, però poi la parte più bella è che secondo me quella più originale è la parte dei Freaks e dei Diavoli Storpi, che è raccontata con questi solisti che sono gli strumenti poveri, la mandola, il mandolcello, il mandolino, la balalaica, che gli danno un suono diverso. Oggi ci sta il documentario dedicato ad Ennio Morricone, e esatto, lì anche, no? Roda, Morricone, anche lì presi ad esempio, come loro avevano ripensato la musica popolare e l'hanno in qualche modo ibridata, oppure gli hanno fatto fare l'amore con la musica sinfonica, e questo è stato il tentativo. Speriamo riuscito, però secondo me musicalmente... Tanto esce la colonna sonora, verrà pubblicata su, non so, la settimana tra, su Spotify, su Tidal, insomma, sulle piattaforme, sì, sì, e anche in fisico. Forse sì. In vinile. Editata da Curci. Editata da Curci. Curci ha fatto un lavoro splendido. Per chi è un fanatico del come vinile, noi. Del vinile. Ah, sarai entusiasta. Quando aprirai il vinile doppio, c'è una sorpresa. Ah, Si apre una cosa. Esce fuori una cosa. Un pop-up. Ah, fantastico. Okay. Gabriele Mainetti all'Hot Corner. Grazie, Gabriele. Grazie mille. Grazie.